brevissime considerazioni su un problema che non avevo recepito appunto prima, sulle opere pubbliche e corruzione, e poi un piccolo accenno sulla Germania. Ecco, è vero, noi in Italia abbiamo un altro tasso di corruzione, è inutile questo corso, ma forse per capire meglio questo fenomeno dovremmo valutare come il sistema incrementa questo alto tasso di corruzione, che è tanto micidiale per lo sviluppo delle nostre opere pubbliche, della nostra infrastruttura. Noi negli ultimi 20 anni, anche quando avevamo molte risorse a disposizione, non abbiamo costruito, non abbiamo sostanzialmente creato quasi nulla, non abbiamo neanche rivisto le antiche autostrade, ponti, ferrovie. Vi ricordate che come abbiamo fatto l'autostrada del Sole in pochissimi anni, qualche settimana fa si ricordava l'anniversario, e l'abbiamo fatto con i bond dedicati, lì rilanciò dei bond dedicati per la costruzione dell'autostrada, in 5-6 anni non l'abbiamo fatta l'autostrada del Sole. Allora dobbiamo chiedersi perché questo sistema crea queste condizioni. Innanzitutto lo sciagurato titolo quinto, non ne ho sentito parlare questa sera, ma il titolo quinto è stata una cosa sciagurata per il nostro sistema. Poi il potere di veto che le varie istituzioni ed enti locali incidono sul territorio. Stamattina leggendo il Sole 24 Ore ho visto come i vigili urbani sono andati a Brindisi, hanno bloccato il TAP adducendo motivi veramente soltanto burocratici. Il TAP è fondamentale per l'arrivo del gas dal Caucaso al nostro paese, che si deve irradiare per tutta l'Europa. Il gasdotto è un tubo, ci sarà una stazione di pompaggio, è un tubo. Ecco, i vigili del fuoco di Brindisi, i vigili urbani di Brindisi hanno bloccato oggi questa costruzione. Se poi ci mettiamo anche l'altro elemento terrificante di questo discorso, che è la discrezionalità. Noi abbiamo una miriade di leggi, disposizioni, norme che sono spesso in contrasto tra di loro. Ecco, tutto questo è il sistema di cui vi ho parlato prima. Questo sistema che è molto alla discrezionalità aumenta la corruzione, perché la discrezionalità e l'assenza di leggi e norme precise e certe fa sì che il corrotto e il corruttore e il corrotto in un circuito terrificante e vanno a interagire continuamente, ed ecco perché tutto si blocca. E la discrezionalità è uno dei problemi che noi abbiamo in questo paese, proprio per la questione che leggi e norme sono tante e molte volte in contrasto tra di loro. Io non voglio spendere parole. No, anche tu sei arrivato al tuo tempo. No, Tutto. Volevo dire, ieri avete visto Virus, non so chi l'ha visto, beh, questo governo sembra che sta cercando di risolvere questi problemi. Io non so se ci riuscirà o non ci riuscirà, però forse la strada è questa qui. Poi volevo fare un solo accenno sulla Germania, perché prima abbiamo parlato della grande Germania. Volevo dire questo: nel 2002 il gruppo Volkswagen era in crisi, le Golf non si vendevano, costavano molto ed erano vecchiotte. Il governo Schröder, quindi dico governo, quindi un forte governo socialdemocratico, mise insieme i sindacati tedeschi e l'industria Volkswagen, fecero un accordo. I sindacati abbassarono, ovviamente, bloccarono l'incremento dei loro stipendi, aprirono alla flessibilità. Ma di contro, che fece la Volkswagen? Investì fortemente nel layout produttivo, nelle tecnologie e nel marketing. Oggi la Volkswagen è sostanzialmente la prima società al mondo di automobili. Quindi quando noi tocchiamo il problema dell'articolo 18, tutto bene, però ricordiamoci che le imprese non possono soltanto sfruttare il discorso della flessibilità e di un tasso di sistemi basso, e devono anche investire, come fece l'Italia, anche perché la Germania poi era Germania. Grazie.